spaziavano dai gioielli al vino, le truffe e i furti perpetrati ai danni degli ignari commercianti da una banda organizzata, i cui componenti sono tutti originari della Cese, sgominata oggi alle prime luci dell'alba dai carabinieri della Compagnia di Giarre, che hanno dato esecuzione a 5 ordinanze di custodia cautelare, 2 in carcere e 3 ai domiciliari, emesse dal GIP di Catania Laura Benanti su richiesta della Procura Etnea. A finire dietro le sbarre, nell'ambito dell'operazione denominata Golden Wine, il 32enne Domenico Viscuso ed il 26enne Michele Beninato, raggiunto in provincia di Taranto, dove era ospite di una comunità di recupero. Il 26enne pochi anni fa era scampato, tra l'altro, ad un agguato a Catania, nel corso del quale era stato ucciso un uomo. Ai domiciliari invece sono finite Laura Leonardi, Maria Grazia Licciardello e Aurelio Michele Giuffrida, quest'ultimo accusato solo di furto aggravato. Gli altri 4 dovranno rispondere invece di associazione a delinquere, furto, truffa, falso e ricettazione. Un'indagine lampo condotta dai militari della stazione di Sant'Alfio. Proprio nel comune pedemontano, un ristoratore a fine gennaio era rimasto vittima della banda che, al termine di un lauto pranzo, aveva finto problemi con il bancomat, chiedendo di poter saldare il conto con un assegno. Peccato che il titolo di credito provenisse da un carnet rubato l'estate scorsa da Cicastello. Non contenti, quella stessa sera i 4 avevano rubato anche alcune bottiglie di vino pregiate dallo stesso ristorante. 2 notti dopo, poi, Domenico Viscuso e Aurelio Michele Giuffrida erano tornati nel locale per rubare un televisore di 50 pollici, ma le immagini del sistema di videosorveglianza acquisite dai carabinieri di Sant'Alfio li hanno incastrati. I 2 sono stati presto identificati e con loro subito dopo anche i complici. Nel corso delle successive perquisizioni nelle abitazioni degli indagati è stata recuperata parte della refurtiva, tra cui il televisore e il carnet degli assegni, ormai quasi vuoto. Dalle ulteriori indagini è emerso che il comando di truffatori aveva acquistato da 2 gioiellerie di Aci Sant'Antonio preziosi del valore di oltre 2.000 euro con lo stesso carnet di assegni, rivendendole poi successivamente ad un Comprooro di Catania. I commercianti hanno riconosciuto gli indagati, confermando le ipotesi degli investigatori. I 4, a giudicare dagli assegni mancanti, potrebbero aver commesso ulteriori truffe. Per questo gli inquirenti chiedono di segnalare ai carabinieri di Sant'Alfio gli eventuali raggiri subiti dalla banda.